Ciao a tutti, scusate se mi vedete un po' al buio, ma ho acceso male le luci, ma purtroppo la fotocamera del portatile è in ombra, di conseguenza, amen, non ha importanza che mi vediate. Faccio questo video con la fotocamera del portatile perché il mio cellulare da ieri ha deciso che oltre i 5 minuti di video non devo registrare, non so per quale motivo, non so cosa è successo, per cui è la terza volta che provo a fare questo video, si blocca ai 5 minuti nonostante la memoria sia libera, insomma, sempre la tecnologia è mia nemica. Allora, questo è una somma di tre video, perché ho alcuni prodotti finiti che vi volevo recensire. Ho comprato tre cose ieri da Lidl che sono andata per prendere il pane e c'erano tre cose che ho preso. Tra l'altro non sapevo che c'erano, mi sono trovata questo stand davanti, avevo visto queste cose interessanti e le ho prese. E poi un'altra considerazione che vi farò a fine video. Allora, inizio con... Scusate, prendo... ho ai lati del tavolo, del computer, alcune cose. Inizio con i prodotti beauty che ho finito in questo periodo. Parto con, non so se la vedete, la BB cream della Benecos, quella Fair. Questa l'ho praticamente terminata, la ricomprerò assolutamente perché mi sono trovata benissimo e la riprenderò perché è leggera, la texture è ottima, la copertura idem, è molto facile da stendere, non fa l'effetto cerone che io detesto, quindi la prenderò assolutamente. Sicuramente vedrete il riflesso sui miei occhiali, lasciamo perdere. Quindi questa super promossa. Prodotto terminato e bocciato, che lo avete visto anche nell'altro video, il The Lash Curler di Essence, il mascara, dicono volumizzante, in realtà ha di volume ben poco. Aspettate. Lo scovolino è pessimo, non è per niente volumizzante, bocciato. L'inci è buono, ma bocciato. Assolutamente. Sono a metà utilizzo e l'ho provato su Strada Divo nel frattempo che sale sul divano, eccolo qua, lo vedete di là. Ho provato su Strada questo il rosa chiaro, il pigmento puro della Lush, me l'avete visto utilizzare e ne ho parlato diverse volte. Sono a metà utilizzo, l'ho provato su Strada perché io ho cominciato a usarlo quest'estate. È molto corposo, copre abbastanza bene, nonostante l'inci sia... Alla fine dell'inci ci sono due parabeni, metil parabene e propil parabene. Sono alla fine dell'inci, quindi non sono in grandissima quantità, ma per me ce ne sono due di troppo. Avrei preferito che non ci fossero, però purtroppo... scusate. Quelli EcoBio finora utilizzati non hanno per me nessuno, non hanno coprenza, per cui non mi sono trovata bene. Detto questo, promosso. Alla fine dell'utilizzo di questo vorrò provare, nonostante ho visto varie recensioni che si infila nelle pieghette, vorrei provare il nascondino di NYX Makeup, quindi penso che prenderò quello lì. Finito con il beauty, ho terminato. E mi sono trovata molto bene nonostante io abbia i capelli grassi. L'ultra dolce alle 5 piante, questo qui è buono, lascia i capelli puliti. L'odore è di piante perché non è un odore dolce, particolarmente dolce. A me non piacciono gli shampoo particolarmente dolci che mi lasciano sui capelli. Questo dà una sensazione di abbastanza pulizia ed è buono. E per i miei capelli non è aggressivo. Fondamentalmente io non, avendo i capelli grassi non ho problema dello shampoo aggressivo che rovina il proviamo a fare una cosa. Sta venendo una forse peggio, forse meglio. Eccomi, scusate, non badate al casino. Divo, spostati un attimo, amore, grazie.
Ecco, mi giro così. Non badate al casino che c'è sullo stendino di cappelli, la mia, indietro, lì, ecco, la mia robina di Halloween che appendo, quella è l'attaccapanni, borse, cappelli, cappotti, lasciate stare. Mi vedete meglio, salve. Allora, dicevo, di questo qua è abbastanza buono, non mi rovina i capelli, ma io fondamentalmente, avendo i capelli grassi, non sto lì a preoccuparmi di uno shampoo che rovina i capelli, perché al massimo può farmi secchire, seccare un po' le punte, ma per quello ci sono creme e balsami. Di questo shampoo ho preso anche il balsamo. Che cazzarola, che palle! Finisce lo shampoo e il balsamo è a metà. Perché ovviamente se ne usa meno. Quindi dovrò, perché io faccio due lavaggi. Io lavo i capelli 2 volte alla settimana, nonostante siano grassi, però più di 2 volte alla settimana evito. Quindi sono puliti, restano puliti per 2 giorni. Il terzo giorno li lavo. Idem, quindi li lavo 2 volte alla settimana. Li ho lavati ieri, sono lucidi, sono. Li fa lucidi, è abbastanza buono come shampoo. Non è eco bio, ma l'inci è accettabile. Il balsamo, quello che resta, lo userò con un altro shampoo che ho già e che comincerò ad utilizzare. Terminato con gli shampoo, ho finito questi due. Il puro della Infasil, che di puro non ha praticamente niente. Nel senso che contiene, ve lo dico subito, contiene ciclometicone, però l'era in offerta, l'ho voluto provare, ma non lo ricomprerò, niente da fare. Questo invece lo ricomprerò ed è quello con buon inci della Fior di Magnolia. Quello verde, rinfresca e idrata, la deodorante fresh, senza residui, costa circa 99 centesimi all'euro spin, ottimo, lo ricomprerò assolutamente. Quindi questo era quanto, questi erano i prodotti. Ah no, un'altra cosa, scusate, l'avevo nascosta. Allora, sapone del Mugello, ce n'è ancora un fondino, ma non riesco più a pestarlo, quindi. Dunque, questo è un detergente mani viso alla lavanda, quindi purificante. Io lo utilizzavo per il viso. Ottimo. Ovviamente inci perfetto, che ve lo dico a fare. Ottimo. Buono, buono, buono. Purifica, e la lavanda è purificante. Buonissimo. Consigliatissimo. Quindi il non ricompro più, alla fine sono questi due. Questo che è. Per il prezzo che ha, io l'ho preso in offerta 4,2 euro, di 2 li ho finiti, non lo ricomprerò più. Per il prezzo, idem questo qua, non fanno quello che promettono. Non è vero che non è vero che è antitraspirante, non è vero che non fa sudare, non è vero niente. Sudi lo stesso, quindi, niente da fare. Non è così, non è buona questa vita, scusate. Arrivo. Allora, dicevo, quindi ieri, di ritorno dalla nostra solita visita a una casa con un agente immobiliare, perché stiamo cercando casa, quindi stiamo girando, sono incappata da Lidl perché dovevo comprare il pane. Io amo i panini a quelle al formaggio della Lidl, che sono quella specie di, come si dice? Una specie di. Non mi viene la forma geometrica in questo momento, non è importanza. È praticamente un panino al formaggio, buonissimo. Io li adoro e li ho presi ieri. Alla cassa, come sempre, c'era questo. Chi è questa qui? Caramella. Che tra l'altro oggi sono 4 anni che è con noi. C'era questo banchetto, questa specie di piccolo stand con dei prodotti. Io non ricevo, o meglio, ricevo, ma cestino direttamente come tutti gli altri volantini dépliant. Tutti dépliant, perché mi rompe le palle stare lì a guardare
Io non sono una che prende il dépliant, segna le cose che le interessano. Io non li guardo i dépliant. Dalla casetta della posta finiscono direttamente nel tranciastino della carta. Fine della fiera. Quindi io non lo sapevo. Io quando mi trovo presso un supermercato, se c'è l'offerta che mi piace lo prendo, altrimenti ciao. Cioè, non mi sto lì a prendermi l'appuntamento che giorno tot ci sono le offerte. No. Fondamentalmente perché non mi ha voglia. Quindi alla cassa, mollo mio marito, vedo questo stand, mollo mio marito a fare la coda, vado a vedere. E c'erano dei prodotti che mi interessavano. Due di una linea e uno di un'altra linea. Erano due linee, una la linea invernale, diciamo, e una all'olio d'oliva. Dell'olio d'oliva c'erano il detergente per il viso, per le mani, ma che conteneva solfati, quindi. Per me non va bene quando contengono solfati. Poi c'erano anche, c'erano, c'er saranno state altre cose perché sono arrivata mi sa tardi. Luxurious Massage Oil, questo con olio d'oliva, olio per massaggio praticamente. La linea è una linea nuova della Sien. Credo che sia edizione limitata, come quasi tutte le linee della Sien così particolari. Questo è olio per massaggi con olio d'oliva. Applicare una piccola quantità sulla pelle asciutta oppure leggermente umida e massaggiare bene fino all'assorbimento. C'è anche la data di scadenza 11-2018, perché adesso, come sapete, sono obbligati per legge a mettere la scadenza dei prodotti. Questa qui è ingredienti. Un sacco di olio, sativa germ oil, glicine soia oil, zea mais germ oil, poi c'è l'olio di oliva, tocoferolo, per niente perfetto l'inci, non c'è niente di che, olio per massaggi. Questo è stato 1,79 euro, o 1,20 euro, no, 1,29 euro questo. Io fondamentalmente mi serve come idratante, cioè, andiamoci così, più che per massaggi, perché massaggi, io proprio non ho le forze nelle mani per fare i massaggi. Poi, sempre di questa linea olio d'oliva, questa è la crema idratante intensiva con olio d'oliva, SPF 15, perché il fatto, scusate, caramella? Basta, hanno sentito chiudere la porta da basso, quindi probabilmente loro abbaiano perché sento chiudere la porta da basso. Questo è praticamente, hanno l'SPF 15, perché l'SPF, quindi il fattore di protezione solare, per il viso, anche in inverno è importantissimo. Quindi io cerco sempre di, io utilizzo, cerco di utilizzare creme idratanti che hanno già fattore di protezione, o altrimenti aggiungo il fattore di protezione alla crema idratante, il fattore che ho comprato in estate, che è un fattore 50, lo aggiungo una quantità di fattore di protezione 50 alla crema normale, se non ha fattore di protezione. Questa ce l'ho. Questa è acqua, glicerina. Io l'ho controllato ieri, l'inci. È perfetto anche questo. Questo è perfetto. 1,79 euro questa. L'ultima cosa della linea. Poi di questa linea qua c'era il detergente viso e il detergente corpo. Non mi convinceva e non l'ho preso. Della linea Cian Med. Che è praticamente la linea, questa linea, sempre questa linea particolare, soltanto quella med, quindi quella per l'inverno, per proteggere la pelle dagli effetti del freddo. Questa qui è crema corpo nutriente per l'inverno. Praticamente, ha un hydroactive complex, quindi mantiene l'idratazione della pelle, e l'inci è perfetto. Perché non contiene assolutamente nulla. Avena, estratto di semi d'avena, lecitina, olio di ricino,
Pantenolo. Persea gratissima oil. Tutti oli, fondamentalmente, non contiene niente ed è. L'odore è buono. E questa è questa è sempre da consumare entro il 2018, perché adesso mettono le marzo 2018. Quindi. Bene. Con i prodotti della Sienna, ah, di questa qui, scusate, di questa linea qui invernale c'era anche la crema mani, la crema viso, però la crema viso conteneva un paio di parabeni, quindi non l'ho presa. La crema mani non mi serve perché io ne compro una ogni 2 anni praticamente, che non la uso. Perché non sopporto le mani appiccicose, perché non la uso. Perché quando esco ho sempre i guanti, quindi di solito utilizzo l'olio di cocco sulle mani. Se proprio devo mettere qualcosa che sì, magari si screpolano in questo punto, utilizzo l'olio di cocco. Invece, altrimenti ho quella di Fior di Magnolia, di Eurospin, che è perfetta, perché è una crema perfetta come Inci. E ce l'ho ancora a metà. La uso per le mani e per i piedi quando faccio la pedicure per ammorbidirli. Uso quella crema lì perché è molto grassa e me li tiene molto morbidi. Ma per le mani la detesto perché mi appiccica i peli ovunque. Preferisco tenermi le mani secche, sinceramente. Bene, detto questo, l'ultimo inciso che volevo aggiungere. Vi faccio vedere uno che non faccio vedere mai perché non si fa prendere di solito. Allora, questo è Timo. Questo è Timo. Fatti vedere quanto sei bello. Dammi i baci. Allora, lui è Timo. È il piccolo di caramella, il più piccolo. Perché? Se è praticamente la metà di Divo come dimensione. Lui è nato, è stato l'ultimo a. Sì, lui è stato l'ultimo a venir partorito. Ed era il più piccolo, ed era quello che non si nutriva mai bene. Infatti, io e mia sorella ci stavamo sopra sopra per controllare che si nutrisse, perché Divo, che è un ciccione anche, ed era un ciccione pure quando è nato, si ciucciava tutte le tette e lasciava gli altri al digiuno. Quindi stavamo molto attenti che si nutrisse. Lui, se non fosse stato per noi, sarebbe morto perché lei lo scansava, perché era il più debole della cucciolata. Semplicemente era il più piccolo, perché è sempre stato la metà esatta di Divo, pure quando sono nati. Ma piccolo inciso dei cani. L'ultima cosa che volevo, vai giù, attenzione, l'ultima cosa che volevo dire è un messaggio. Sul mio canale, fondamentalmente, io non è un canale che è molto seguito, ma non ho mai, non mi è mai, non è ma, scusate ragazzi, ma non dormite un cazzo, c'ho il cervello in pappa. Non è mai stato un grosso problema per me, non avere grossi ascolti o grosse visualizzazioni, non mi interessa per me, io faccio video perché mi diverto, perché mi rilasso, perché passare il tempo, tutto qua. Ultimamente, ho notato che faccio visualizzazioni su temi personali. Non che io tratti temi troppo personali della mia vita, perché fondamentalmente la mia vita, cosa c'è? Vuoi salutare anche te? Scusate. Vuole salutare anche lei. Ciao, siamo insieme da 4 anni oggi. Sì, ciao. Io fondamentalmente non faccio video per fare visualizzazioni, come dicevo, però ho notato che sono aumentate le visualizzazioni su alcuni video. Considerazione strana, io purtroppo, e mi rendo conto, ho avuto nella mia vita delle persone non positive per me.
Ho avuto nella mia vita. Scusate. Ehi, basta. Ho avuto nella mia vita delle persone non positive per me, che hanno fatto un male alla mia vita. Prima la cosa mi feriva molto di più, adesso mi ferisce meno. In particolare, ed è una cosa di cui voglio parlare, ma magari parlerò in un altro video di questa cosa. Sì, parlerò in un altro video di questa cosa. Quindi chiudo questo video, ne farò un altro subito dopo, così faccio due video e li carico, spero stasera. Quindi quello dei prodotti finisce qua, ci vediamo al prossimo video. Ciao!